Ciao a tutti, buongiorno, buon venerdì dal vostro Seb Barzillotto Barzi. Siamo qua. Sono appena rientrato, sono andato a fare due compere veloci. Ho preso un po' di luce, ma sono più abituato. Sono diventato come un vampiro. Divento come il Conte Dracula, dalla Transilvania. Ora è il periodo, ora vanno di moda dalla Transilvania. Sono stato niente, sono stato fuori, ho sentito due voci. Ho parlato al volo due persone a distanza, pensate, sono state a distanza, capito? Un metro e mezzo, anche due, tre. Sicché, l'unica cosa, parliamo male con queste cavolo di mascherine, qui, questi cazzi in bocca. Porca puttana, come siamo messi male. E niente, ho sentito un po' di chiacchiere, visto, parli, tanti scontenti, ma no per la questione della quarantena, purtroppo. È così, il discorso è per altre cose, nel senso che in Italia c'è chi può e chi non può. Sono capitate tante persone di fuori, più ora che per Pasqua, più dopo Pasqua che sono mosse, e poi senti di chi quello ha potuto fare, quello ha potuto stare fuori senza mascherina, tutta gente forestiera, straniera, lasciamo perdere. E allora qui o ti incazzi, però non si può restare. Quando finirà tutto? Quando finirà tutto? Non si potrà stare, invece di stare dietro a ste tastiere così a scrivere, a scrivere queste tastiere, perché dietro siamo tutti bravi a scrivere tastiere. Allora bisognerà vedere di iniziare a fare qualcosina, perché ora c'è anche addirittura che ha tirato un ballo le sagre. Lasciamo perdere, speriamo, perché ci sarebbe da fare casino, da sabotarle tutte. Però qui ne riparlerò più là, ora non voglio, perché è una cosa ora, anche notizia così al volo saputa, e voglio un attimino aspettare, capito? L'altra cosa è che, allora, senti, su YouTube ho visto un ragazzo che si è lamentato, ha messo questo video e ha detto di farlo girare, che praticamente, sentite come siamo messi, cioè, capiamo un attimino le cose, che dicono è pericoloso, è il pericolo nei luoghi dove c'è accumulo di gente, e va bene. Ragazzo, praticamente ha la mamma che non è automunita, sentite, non è automunita, e praticamente dovrebbe portarla al lavoro suo marito, capito? Suo padre dovrebbe portarla al lavoro la sua mamma. L'hanno rimandata indietro, le hanno fatto una multa perché non può accompagnarla al lavoro, ok? Per un fatto del movimento che dovrebbe cambiare comune per il lavoro. Rendetevi conto. Allora loro hanno fatto in famiglia, hanno chiamato sia carabinieri, polizia e municipale. Praticamente le hanno detto che sua madre, la signora, dovrebbe prendere e andare al lavoro con i mezzi pubblici, quando poi ci sarebbe anche altra gente dentro i mezzi pubblici. In macchina, convivono insieme, coppia sposata, dormono insieme, perché non ce la potrebbe portare al marito? Cioè, ti mette a repentaglio la vita di una famiglia, per mandare la donna al lavoro prendendo mezzi pubblici, ci può essere gente? Scusate, questo ragazzo ha ragione a incazzarsi e ha chiesto di far girare il video. Ha pienamente ragione. Cioè, pericoloso, pericoloso, e poi la mandi dentro un mezzo pubblico al chiuso, con la gente che non conosce, potrebbe essere qualcuno positivo che può contagiarla, perché ci sono anche gli autoimmuni. Io capisco. Poi guardi la televisione, guardi i programmi, allora sentite, guardi i programmi, ieri sera hanno fatto vedere a Rete 4 filmati di gente a casa, soprattutto uno che ha colpito di più nel segno, una piazza sotto piena di neri spacciatori, ok? Non sono razzista, però con quella gente lì, quando fanno quel modo, sì. In piazza, che stanno in piazza a spacciare, ovviamente arrivano a contatto con i compratori, perché c'è gente che di nascosto va a prenderli. In quel caso però c'erano tutte le forze dell'ordine, erano circondati, e questi continuavano a fare che cazzo li pare dentro questa piazza. Addirittura uno o due, mi ricordo, si sono spogliati, sono nudati, sono andati davanti alle forze dell'ordine anche a sbeffeggiarli. Cioè, questa gente qui può fare che cazzo li pare, con la scusa che questi non si possono
questi non si ammalano, ma che cazzo l'ha detto? Non si ammalano perché hanno la difesa immunitaria, ma di cosa? Ora noi facciamo la quarantena, poi prendiamo, usciamo e mettiamo un putacaso e qualcuno arriva a contatto con questi qui che ce l'hanno, magari, che ce l'hanno, reinfettano, riparte tutta la bomba. Questa gente qui avrebbe preso un bel recinto, fa un bel recinto al lager, ora lo dico, non me ne frega un cazzo, un bel lager, presi, sbattuti lì dentro, quando ci sarà sicuri, saranno fatti i controlli, allora potete uscire, capito? Ma non che scorazzano per le città, come anche è capitato anche albanesi, rumeni, tutta gente, quelli poco raccomandabili, che fanno che cazzo li pare, e nessuno è buono a dire che cazzo li pare, di niente. Allora, finché noi staremo qui e ci facciamo prendere per il culo, perché le forze dell'ordine devono salvaguardare il loro dovere, anche salvaguardare la salute nostra. Ci siamo? Però, se a quelle persone le lasci in continuazione in giro, si possono infettare, possono essere autoimmuni. E risiamo punti da capo. Ma allora, te non stai salvaguardando la salute del tuo popolo, dei tuoi cittadini. Capito? State salvaguardando altri interessi, perché è inutile che quando uno esce poi prende qualcosa si riammala e rinfetta altra gente. È inutile. Ma finché, come ho detto prima, 2 minuti fa, finché noi staremo così,